Siamo in compagnia di Matteo Peirone, cantante per la precisione basso, noto per le sue molteplici interpretazioni nel repertorio buffo, ma che nel contesto del Noli Musica Festival ricopre la carica di direttore artistico, per cui ne approfittiamo immediatamente per farci raccontare qualcosa di questo festival realizzato in un luogo particolarmente bello e suggestivo qual è Noli. Quando è nato il Noli Musica Festival e per volontà di chi? Allora, Noli Musica Festival è oramai alla sua quarta edizione e è nato come unione delle tante forze musicali che sono qua a Noli. A Noli esiste una tradizione bandistica, la Filarmonica Amici dell'Arte, esiste una tradizione di festival concertistico strumentale e poi da quando io e Linda Campanella, che è mia moglie, abbiamo cominciato ad abitare qua, si è sparsa la voce che c'erano i cantanti lirici che abitavano a Noli e abbiamo cominciato a ricevere inviti per fare ogni anno un concerto, due concerti. Alla fine abbiamo detto, ma diamo un po' di organicità a tutto questo e abbiamo offerto la nostra disponibilità inizialmente a fare una piccola rassegna che si chiamava San Paragorio in Musica e poi organizzare una cosa decisamente più grande che è Noli Musica Festival. Ovviamente, come dicevi tu, Danilo, ambientata in un paese meraviglioso, che è il paese in cui da diversi anni abitiamo e che fa parte del... Infatti vediamo un panorama splendido qua. Fa parte del gruppo privilegiato dei borghi più belli d'Italia. Era un'antica Repubblica Marinara, la quinta, loro dicono che non è mai stata sconfitta perché non esiste una bolla che la dichiara sconfitta, per cui i nolesi, che è gente di mare molto, molto tenace, molto orgogliosa, continua a dire che continua ad essere una Repubblica Marinara, per quanto dimenticata da quelle più importanti, però questo orgoglio c'è e diciamo l'ambiente è splendido. Qua abbiamo il golfo, i Bergeggi, il castello alle spalle, le montagne dell'altipiano delle Magne, dove ci sono sentieri, dove si cammina, è un parco dove si cammina, si va in bicicletta, si può correre. Poi c'è l'olio buono. L'olio buono, io proprio lassù, vicino al castello, sì, ho 80 alberi di olive e produco un olio che si chiama Il Magnifico, giusto per ricordare la Cenerentola, certo. Che è un olio che mi pregio di regalare perché mi piace questo concetto di gratuità, regalo a Natale, agli amici, ai conosciuti. Un bel regalo. Quali sono state le difficoltà maggiori che avete dovuto superare per organizzare questa manifestazione? Ma diciamo che in questi anni, la prima cosa che abbiamo dovuto superare è il famoso fatto che nei paesi ci sono tante divisioni, quindi ognuno tende a coltivare il suo orticello. Ma l'esperienza Noli Musica Festival è un'esperienza in controtendenza, perché abbiamo unito le forze, sono tutte le realtà che concorrono a creare questo evento più importante. Poi ovviamente il contesto questo di crisi porterebbe, come sta portando, tanti a tirare i remi in barca. Noi invece rilanciamo, perché cerchiamo di investire sulla cultura. La cultura è il tesoro più importante che ha l'Italia, è il tesoro più importante che ha Noli, per una città che le cui origini risalgono ai Romani, ha avuto il suo splendore in epoca medievale, ma ancora adesso rilanciamo sulla cultura, abbiamo investito e abbiamo anche un buon ritorno di soddisfazioni e di pubblico. Certo. E ci descrivi un po' gli appuntamenti che caratterizzeranno il Noli Musica Festival? Magari partendo dallo spettacolo di questa sera, sì, a cui assisteremo, intitolato Viva Verdi, e che se non vado errato, insomma, ci hai messo lo zampino piuttosto pesantemente. Sì, Viva Verdi. Verdi innanzitutto diciamo un compositore che io adoro, pur non cantandolo, se non in piccoli ruoli marginali. Però ovviamente l'ho amato, lo amo come tanti altri. È da un po' di tempo che mi diletto a scrivere degli spettacoli su musica e letteratura. Ho scritto di Proust, abbiamo fatto Chopin, Il canto del pianoforte, in occasione dell'anniversario. Quest'anno ho pensato di scrivere un testo su Verdi, un piccolo copione. I due personaggi sono Verdi stesso, un po' anziano che va al tavolino a scrivere le sue memorie, e l'Italia unita. Invece lei, giovane e bella, perché in quegli anni l'Italia era giovane, bella, amata,
da tanti ragazzi che hanno dato la loro vita per quest'Italia. E questo tema, per esempio, dell'Italia e dell'amore per la nostra patria, io l'ho sentito molto forte e lo continuo a sentire. Difatti, forse il messaggio più importante, uno dei messaggi importanti di questo spettacolo, è che forse tutti noi in Italia, per superare queste crisi, abbiamo bisogno di sentirla più nostra, questa patria sì bella e perduta. Però, venendo allo spettacolo, certo, abbiamo non solo gli attori, che quindi interloquiranno tra loro, e con i cantanti. Abbiamo poi i cantanti. Nomi, che... perdonami se ti interrompo, ma no, artisti di livello internazionale, perché sì, basta vedere. Sono tutti nostri amici che per fortuna accettano anche di venire, ovviamente a condizioni non paragonabili a quelle dei teatri. Immagino. E quindi sono il carissimo amico tenore Ivan Magri, che è arrivato dalla Cina diretta dopo essere stato a Berlino ed è venuto qua questa sera. E Marzio Giossi, baritono verdiano per eccellenza. Ivan al momento è un tenore verdiano soprattutto nel repertorio di Traviata e di Rigoletto, tra i più richiesti al mondo. E poi al pianoforte abbiamo Leone Magera, uno dei pianisti, direttori proprio di riferimento, quasi culto del nostro ambiente lirico. E quindi uno spettacolo in cui si alterneranno le parti di teatro con le parti musicali, ovviamente con i grandi capolavori. E dopo questo spettacolo cosa ci sarà di interessante per gli appassionati di musica e di opera in particolare? Sì, le anime del Noli Musica Festival sono tre: l'anima lirica, l'anima strumentale e l'anima tradizionale. Quindi, per dire in breve alcuni appuntamenti fondamentali per quanto riguarda la musica tradizionale, la notte di San Lorenzo, il 10 d'agosto, ci sarà un grandissimo, cioè due appuntamenti. Il primo, di orientamento barocco, verrà l'Accademia del Ricercare, che nella chiesa più antica di Noli, San Paragorio, farà un concerto sul tema della follia, direi imperdibile. Ma più tardi, alle 10:30-11, nella piazza grande di Noli, piazza Cappella, ci sarà la notte della Taranta, e quindi un gruppo che animerà una notte intera di balli. Per quanto riguarda lo strumentale, invece, spicca tra gli altri il concerto con De Angelis, il primo violino della Filarmonica della Scala, e poi abbiamo un giovane talento segnalato da Aldo Ciccolini, che è amico del Noli Musica Festival e ha ricevuto il premio Una Vita per la Musica 2 anni fa, Carlos Goicoechea, un ragazzo giovanissimo basco con un curriculum già straordinario. Per quanto riguarda la lirica, l'appuntamento per l'ultimo concerto sarà il 31 di agosto e verrà il coro più importante del repertorio verdiano, cioè quando uno dice Verdi dice Parma, verrà il coro del Teatro Reggio di Parma, diretto da Martino Faggiani, per eseguire nella Piazza del Comune i grandi cori verdiani. In quell'occasione avremo anche la premiazione Città di Noli, il premio Città di Noli Una Vita per la Musica, che verrà dato a Luis Alva. Benissimo, insomma un programma direi particolarmente ambizioso, e quindi immagino che avete potuto contare, potete contare su un'amministrazione comunale sensibile alla realizzazione di questo evento culturale, consapevole dell'alto livello internazionale della proposta. Sì, ecco, diciamo che l'operazione più importante è quella di sensibilizzare la classe politica. L'attuale amministrazione ci ha seguito con entusiasmo, sono convinto tra l'altro, perché fra poco torneremo alle elezioni, che comunque Noli Musica Festival sarà un patrimonio per Noli a prescindere dalle bandiere, ma non c'è solo il comune, il sindaco, gli assessori che seguono con grande passione. Esiste una fondazione, la Fondazione Culturale Sant'Antonio, esiste la Proloco, che è preziosissima nel suo contributo, esiste la Filarmonica. Questi insieme di gruppi che aiutano a creare un evento importante e complicato come questo. Per la realizzazione di questo festival siete riusciti a trovare qualche sponsor? Sì, direi che questo è uno dei tasti dolenti un po' dappertutto quando si organizza qualcosa di musicale in Italia, perché ovviamente ci sono gli sponsor istituzionali, il comune, la Proloco, la fondazione, abbiamo un paio di fondazioni bancarie, soprattutto la De Mari e in piccola parte il Banco Popolare di Novara, ma ovviamente, e poi alcuni piccoli privati come lo studio Wiki, il Molo, 844, che è un centro commerciale qua vicino.
ovviamente per poter organizzare, per poter continuare a organizzare un festival che è ambizioso, è inutile dirlo, perché poi le idee noi le abbiamo, certo, per almeno i prossimi 7-8 anni, ovviamente bisognerà cominciare a cercare, quello che si suol dire, fare un po' di fundraising, è quello su cui ci vogliamo impegnare quest'inverno, perché bisogna trovare risorse, bisogna trovare persone che credono nella cultura e che possono investire in questo. Tra l'altro dalla parte artistica, diciamo, della barricata, ci sono tante persone di buona volontà, e la dimostrazione del fatto che ci sono degli artisti prestigiosi come quelli che saranno impegnati stasera, che comunque vengono a condizioni particolarmente favorevoli, in amicizia. Certo, sì. Ecco, per cui questa è già un'opportunità per Noli, il fatto di avere... Assolutamente, sì, diciamo che noi sfruttiamo questa rete d'amicizia, perché comunque l'ambiente dei colleghi, in molti casi quelli con cui si crea un'amicizia, è un ambiente di grande disponibilità, perché comunque quello che ci lega a tutti noi è la passione, non è il mestiere ma è la passione, insomma, e quindi in nome della passione e quindi anche dell'amicizia, quando c'è un film particolare, loro fanno con noi e noi facciamo con altri tanti sacrifici. Speriamo che continui ad esserci la sensibilità anche politica per andare avanti e continuare questa strada. Esatto. Come ti trovi nella veste di direttore artistico? E dopo questa parentesi, diciamo, dietro le quinte, quando tornerai a calcare il palcoscenico? Bah, dunque, dicevo proprio che sono due mondi così diversi. Organizzare e cantare sono veramente agli opposti. Quando io vado a cantare in un posto, cerco di stare il più concentrato, il più riposato e tranquillo possibile, fino possibilmente a mezz'ora prima della prima, entro prima dell'inizio, entro nella sala, non mi preoccupo più di tanto delle condizioni del tempo, dell'afflusso della gente, l'importante è che ci sia una buona acustica, e poi mi concentro sul canto. E tutt'altro è occuparsi di organizzazione, vuol dire seguire quelle cose che un cantante non segue: la stampa, la pubblicità, gli spazi, le prevendite, l'angoscia per il tempo, il nervosismo per mille cose, mille imprevisti. Quindi sono veramente due mondi diversi. Diciamo che quando faccio l'uno ho nostalgia dell'altro, ma in questo momento, devo dire la verità, ho una grande nostalgia di tornare sul palcoscenico, cosa che farò fra pochi giorni. Parto con la Budapest Festival Orchestra di Ivan Fischer e vado a New York al Lincoln Center per il Festival Mostly Mozart, e poi a Berlino alla Konzerthaus per delle repliche di Nozze di Figaro. Successivamente poi sarò con uno dei miei cavalli di battaglia, che è il Sagrestano, prima ad Anversa e a Gand, poi a Tokyo col Teatro Regio di Torino e Gian Andrea Noseda, e poi 6 mesi a Parigi. Insomma, purtroppo quasi sempre all'estero, ma sono felice anche di questo. Benissimo, ti ringraziamo molto per la disponibilità e ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo per tutti i tuoi ruoli, sia quello di direttore artistico che per il proseguo della tua attività artistica. Grazie a voi, e vi aspettiamo a Noli, in questo paradiso, uno dei borghi più belli di Italia. Verremo sicuramente. Cari amici di Opera Click, abbiamo l'onore di avere con noi la signora Renata Scotto, per tutti noi appassionati d'opera un autentico mito, e ne approfittiamo per farle qualche domanda. Innanzitutto grazie per la disponibilità e complimenti per il suo magnifico aspetto e veramente splendida forma. Signora, come mai una grande donna di teatro come lei, abituata ai grandi palcoscenici internazionali, questa sera è qui ad assistere all'evento che si terrà al Noli Musica Festival? Forse il livello degli spettacoli non è sempre proporzionale al prestigio dei teatri e dei luoghi che li rappresentano. Guardi, questa è una serata stupenda dedicata a Verdi. I miei carissimi amici, colleghi, Linda Campanella e Peirone, sono stupendi. Quando si fa buona musica e quando si fa della musica, non importa dove siamo, certo, possiamo essere in un piccolo posticino, possiamo essere alla Scala, ma se si fa la buona musica non importa dove, e soprattutto aiutiamo il pubblico, certo, a vivere un momento prezioso. E poi c'è da dire che forse in questi ultimi periodi capita anche nei grandi teatri di non sentire... Senti che bello? Sì, stanno scaldando le voci per lo spettacolo, fa parte del gioco. E lo spettacolo sarà bellissimo, vedrà, perché Matteo ha scritto, e quindi io so già che sarà una cosa bellissima. Sì.
Sì, del resto gli artisti che saranno impegnati stasera sono artisti. E devo dire che la Liguria si merita un festival come questo, che può essere piccolo ma interessante, pieno di idee, e la Liguria dovrebbe anche avere più contatto con Noli, che poi Noli è una città bellissima. Certo. Durante i primi anni 50, proprio da questa zona iniziò la sua grande carriera. Alcuni piccoli teatri di questa provincia le diedero le prime opportunità per farsi le ossa. Se una nuova Renata Scotto avesse oggi 18 anni e volesse muovere proprio qui i primi passi nel mondo dell'opera, secondo lei avrebbe ancora le stesse possibilità? Cosa è cambiato rispetto ad allora? Ma le possibilità sono sempre le stesse. Cioè, se un giovane talento, 18 anni, 18 anni è il limite, diciamo, dei giovani, perché prima dei 18 sarebbe meglio non salire sulla scena, o perlomeno avere una preparazione che ti porta prima dei 18 anni. E le possibilità sono quelle che di allora, c'era, diciamo, forse meno gente intorno. Oggi siamo troppo distratti da mille cose, ma l'opportunità per un vero talento c'era allora e c'è oggi. Questo assolutamente senza dubbio. Certo. Lei studiò inizialmente da Emilio Ghirardini, se non vado errato, e poi io questo lo voglio dimenticare, perché il mio grande maestro è stato la signora Mercedes Leopardi. Certo. Anzi, io penso che forse il mio maestro, il primo maestro, non doveva consigliare a una ragazza così giovane di incominciare una carriera con un'opera difficile come la Traviata. Certo. E la Butterfly, perché certo, io ho cantato a 18 anni sia Butterfly, soprattutto perché Butterfly è un'opera per già almeno 10 anni di carriera. Quindi il Mercedes è stata la mia grande maestra. Ma secondo lei esistono ancora insegnanti in grado di trasmettere la giusta tecnica di canto? Sì, del e livello no. Del, ecco. Sì e no. Io dico sempre che trovare il maestro di canto giusto è una fortuna, ma è anche un altro talento che noi abbiamo bisogno di riconoscere. I talenti sono diversi, ma il talento più grande per una cantante è di riconoscere quando il maestro è giusto per te. E di capire, è un lavoro a due. Certo. Non è un lavoro solamente per il maestro di canto, è l'allievo dal maestro, il maestro dall'allievo. Certo. E quindi lei, fa parte del... E lei insegna? Io insegno interpretazione, io ho all'Accademia di Santa Cecilia, ho l'Accademia dell'Opera, che dove insegno interpretazione, con me ho anche due altri docenti, una di la signora Anna Vandi per il canto, proprio per la tecnica del canto, e Cesare Scarton per la scena e la dizione, tutto ciò che serve per completare la giovane cantante, certo, la giovane professionista, perché da me vengono professionisti che sono all'inizio della carriera e che quindi maggiormente hanno bisogno di essere guidati sul repertorio, sul come stare in scena, su come fare le audizioni, su un po' tutto quello che serve a una carriera. Certo. Quindi non è che vengono da me cantanti di conservatorio. Certo. Oppure vengono anche cantanti giovani, che sono talenti naturali. Certo. E questi per me sono i più importanti. Del resto lei ha fatto anche molte regie d'opera, e fino sì, continuamente, ancora adesso. Anche adesso, sempre, ecco. Io sono molto impegnata. A proposito delle regie, una domanda. Lei come vede il discorso di regie moderne, regie tradizionali? C'è un argomento di cui si sta discutendo dipende, molto. Dipende, tradizionale o vecchia maniera. Ci sono tradizionale quando si capisce che la tradizione ci ha dato qualcosa, ci ha insegnato qualcosa, ci ha insegnato il buon gusto, ci ha insegnato come stare in scena. Quello che io non capisco e non apprezzo è quando si cambia la storia, si cambia il libretto, si travisa tutto ciò, non si rispetta la musica, perché veramente ho visto delle regie dove la musica è trattata veramente male, e questo non lo accetto, perché noi siamo al servizio della musica. Certo. E siamo artisti
completi, dice. Io dico completi, perché in fondo il teatro è bello anche parlato, io sono pazza per il teatro parlato, ma quando c'è anche la musica è completo. Certo. E allora bisogna essere attenti a come trattarlo. Certo. Durante la sua lunga carriera ha cantato, ha avuto un repertorio vastissimo, ha cantato molte opere di Verdi, è stata una Traviata storica. A tal proposito, opera Kirk, le anticipo, a breve le dedicheremo un omaggio, perché stiamo ripercorrendo tutte le opere verdiane nel bicentenario verdiano, e a ogni opera abbiamo uno o due interpreti di riferimento. Per grazie. Cui a breve grazie. Ci sarà un omaggio alla sua io Traviata. Io so che alla Traviata, sì, ho anche fatto una regia molto importante a New York della Traviata, ho preso un Emmy, certo. Ho preso l'Oscar, insomma, sì, anche sì. Per questa regia. E adesso, in prossimo marzo, nel contesto di un tributo che fanno al Metropolitan, daranno il Don Carlo al Louvre, al Museo Louvre. Bellissimo. A Parigi, e quindi io sarò presente, perché è adesso stanno, uno spettacolo. Stanno entrando le persone, sì, e sì. Quindi dobbiamo ma che stringere. Bello questa sì, sera, infatti. È bellissimo, ma tutto, guardi anche gli altri spettacoli, vi assicuro che è un mondo importante che portiamo al pubblico di Noli e non solo. Bene, a questo punto le auguro buon spettacolo e niente, tante belle cose e complimenti per tutto. Grazie. È stato un piacere, grazie. Ma si immagini, ha degli occhi stupendi. Grazie, piacere aver conosciuto lei. Grazie. Grazie. Signore, signori, benvenuti nel chiosco del Real Collegio Carlo Alberto per il secondo concerto del Noli Musica Festival 2013. Siamo fortemente convinti, leggendo anche le storie del Risorgimento che verranno ricordate oggi, quindi la storia del nostro grande compositore Giuseppe Verdi, che si identifica con la storia del Risorgimento, siamo convinti che è proprio solo recuperando questi valori che hanno portato tanti ragazzi, tanti uomini, tante donne ad amare talmente la nostra patria, la nostra musica, da lasciare la loro vita, che possono riaccendere in noi quella fiamma che ha acceso il cuore di tante persone che dai logioni di tutta Italia gridavano viva l'Italia, viva Verdi, Vittorio Emanuele. Abbiamo creato uno spazio scenico, un giardino teatrale dove interagiranno gli attori, la musica, la voce. Direi che è il caso di passare subito alla magia del suono, alla magia della voce, alla magia della musica, alla magia di Giuseppe Verdi. Dalla direzione del Conservatorio di Milano, in merito a un'antica domanda di ammissione. Il ragazzo Giuseppe Fortunino Francesco Verdi, nato a Roncole di Busseto il 9 di ottobre 1813, ormai fuori età, non ha disposizione favorevole per il pianoforte. Per quanto riguarda il resto, applicandosi con attenzione e pazienza alla cognizione delle regole del contrappunto, potrà dirigere la propria fantasia che mostra di avere e riuscire plausibilmente nella composizione. Plausibilmente. Sino a quando avrò vita, impedirò che a qualcuno venga in mente di chiamare a mio nome il Conservatorio di Milano. Domani mattina si può dire chi lo sapeva a memoria il libretto del Soler. Un giorno un rigo, un giorno un altro, una volta una nota, una volta una frase. A poco l'opera fu composta. Thank you.
Noi siamo da secoli calpesti, Verisi. Perché? Non siamo popolo, perché siamo divisi. Non deporrem la spada finché sia schiavo un angolo dell'Itala contrada, finché non sia l'Italia una, dall'Alpi al mare. Gli italiani hanno solo due cose per la testa, l'altra sono gli spaghetti. Qui si fa l'Italia o si muore. Grazie Giuseppe. Garibaldi, inalituoso, vulcanico, proprio come me, come ero in quegli anni. Lui, che era un ragazzo e poi divenne un uomo. E poi padre, padre di questa patria, sì bella e perduta. Giuseppe Peppino Verdi. Che gioia avere questi genitori così grandi. La mia Letizia, infondere vorrei nel suo bel cuore. Vorrei destar co palpiti del mio beato amore tante armonie nell'etere. Quanti pianeti ha. La mia Letizia infondere. Oh,
anche la Repubblica di Mazzini. L'ultimo a cadere sul campo è il tuo amico, Luciano. Cadde sotto gli occhi di Garibaldi. Aveva 24 anni. La sua musica più bella, ha scritta col sangue.
Io poi l'ho sposata il 29 di agosto del 1859 in Savoia. Il campanaro e il cocchiere come testimoni. Amami, Giuseppe. Amami, Alfredo. Amami quanti io t'amo. Oh!
miei bollenti spiriti, il giovani ardore. Disse, vive, io voglio a te fedele, dell'universo immemore, io vivo quasi, io vivo quasi in cielo, tel di che disse, vivere, io voglio a te fedele, ma sì, oh!
lasciare ancora con un bis che immagino vi farà piacere. Si tratta di un quartetto e voi mi direte: ma come si fa a fare un quartetto in tre? Beh, si può fare perché una cara amica ha accettato di venire a fare questo bis. Si tratta di Dorina Caronna, che ci farà, fra poco arriva, ci farà il grande piacere di fare Maddalena nella celeberrima Bella figlia dell'amore, il quartetto del Rigoletto. Ancora grazie a tutti, grazie a Renata Scotto, grazie ai tanti critici che hanno dato attenzione a questo nostro evento, grazie a Opera Click, grazie all'Opera, grazie al Sindaco, grazie a tutti di cuore. E ancora, viva Verdi! Thank you.